Salve a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con il telegiornale sportivo di Per Sempre News. Partiamo subito. Calcio. Roberto Mancini ha convocato 23 giocatori, tra cui i 5 dell'Inter che giocheranno la finale di Istanbul contro il City. Due giocatori della Juventus, insieme a 4 altri calciatori, sono stati rimandati a casa dal tecnico. AC Milan annuncia che Paolo Maldini conclude il suo incarico nel club, con effetto dal 5 giugno 2023. Karim Benzema si unisce a Cristiano Ronaldo in Arabia Saudita, firmando con il club rivale della AL Nasr fino al 2026, dopo aver lasciato il Real Madrid come pallone d'oro in carica. Il secondo portiere del Paris Saint-Germain, Sergio Rico, è ancora ricoverato in gravi condizioni, dopo la caduta da cavallo del 28 maggio. I medici stanno rimuovendo gradualmente la sedazione per vedere come reagisce. Devono fargli una nuova TAC, rivela una fonte medica. Tennis. Novak Djokovic vola in semifinale del Roland Garros. Il serbo batte Čakanov in rimonta per 3-1, con il punteggio di 4-6, 7-6, 6-2, 6-4. Arina Shabalenka vola in semifinale nel tabellone femminile del Roland Garros. L'atleta bielorussa regola 2-0 Elina Svitolina con doppio 6-4. Nell'altra semifinale, Carolina Muchova supera, sempre con il punteggio di 2-0, 7-5, 6-2, la russa Pavlichenkova. Basket, Paolo Banchero giocherà i mondiali con l'Italia? Non lo so, risponde. Ci speriamo, se non è adesso, per le Olimpiadi del 2024, se ci qualificheremo, oppure dopo. È stato Banchero a scegliere di prendere la nazionalità italiana. Lo ha detto il presidente della Federbasket Gianni Petrucci, a margine dell'anteprima del film Un coach come padre, dedicato a Sandro Gamba. Ciclismo. Christophe Laporte ha vinto la terza tappa del Giro del Delfinato. Seconda posizione è giunto Sam Bennett della Bora Hansgrohe e terzo Dylan Groenewegen della Jaco Aiuala. Quarto posto per Matteo Trentin della UAE Team Emirates. Il transalpino della Jumbo Visma rafforza la sua maglia gialla. Atletica. Pietro Aresi ha vinto la tappa Gold del Continental Tour in Polonia. 1500 metri con un tempo di 3:33 e 56, migliorando il suo primato personale e avvicinandosi al record italiano di Gennaro di Napoli del 1990, 3:32.78. Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima.